Pronto? Sì, eccomi qua. Benissimo. Allora, buonasera. Ciao Gianluca, siamo pronti? Prontissimi. Allora, benvenuti ai Degenerate, innanzitutto. Cominciamo la nostra intervista con la domanda di rito. Presenta la tua band. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Noi siamo i Degenerate di Roma. Io sono Gianluca, sono il chitarrista, nonché cantante della band. Ci siamo formati nel 2002 come band, anche se poi comunque con gli altri ragazzi è da parecchio tempo prima che suonavamo, precisamente dall'89 e con le nostre band precedenti. Poi dopo un breve periodo di pausa ho deciso nel 2002 di formare i Degenerate ed eccoci qua a distanza di 13 anni oramai con un nuovo disco, Chronicles of the Apocalypse, che tra l'altro voi siete stati così gentili anche di recensire lo scorso anno quando è uscito. E siamo qua e speriamo di esserci ancora per parecchio. Ok, benissimo. Allora, questa è un po' la storia dei Degenerate. Cominciamo invece a focalizzarci sul prodotto musicale. Quindi i Degenerate si presentano come una band? I Degenerate si presentano come una band grindcore, nel senso la matrice della nostra musica è sicuramente il grindcore, anche se poi comunque il nostro grindcore è abbastanza contaminato anche dal brutal death metal, piuttosto che magari dall'hardcore, piuttosto anche magari da party doom ispirata a band magari quali Autopsy e via discorrendo, tanto è vero che in ogni nostra produzione oltre alle comunque studiate grindcore che sono proprie del genere, noi mettiamo sempre anche inseriamo sempre nella tracklist un pezzo molto slow, molto doom, molto funereo, perché ci piace un po' mitigare la violenza del grindcore con questi pezzi un po' più oppressivi, pesanti e quindi insomma di matrice doom. Benissimo, benissimo. Allora, parlaci invece di Chronicles of the Apocalypse. Sì, Chronicles of the Apocalypse è la nostra ultima fatica discografica, è uscita lo scorso anno, è stato rilasciato dall'etichetta discografica Slipstreak Records. È un disco che diciamo, ci ha richiesto parecchio impegno perché diciamo, ha avuto una genesi abbastanza tormentata. Diciamo che da quando ho iniziato a scriverlo fino a quando poi è uscito sono passati circa 6 anni, quindi un tempo abbastanza lungo, anche perché il disco l'abbiamo registrato ai Playrec Studios di Roma, che sono di proprietà di Fabio Fraschini, il nostro oramai ex bassista, però ancora produttore della band. E siccome lo registravamo nei ritagli di tempo quando lo studio era libero, la cosa si è protratta appunto per parecchio tempo. Poi una volta che abbiamo finito la registrazione abbiamo affidato il master a Scott Hall, che non ha bisogno di presentazioni perché insomma è noto per i suoi lavori come musicista nei Agoraphobic Nozdig, The Destroyer e via discorrendo, nonché insomma uno, a nostro parere, uno delle persone più qualificate per quanto riguarda i master di gruppi grindcore. Lui ha fatto parecchie produzioni importanti, Brutal Fruit, Anarchant, Fobia, così, e quindi diciamo anche il fatto dell'aver fatto masterizzare l'album a Scott Hall ha portato a un ulteriore ritardo per quanto riguarda l'uscita di Chronicles of the Apocalypse. Però nonostante tutto siamo molto contenti perché comunque ha avuto e sta avendo dei riscontri molto interessanti a livello nazionale, abbiamo molte recensioni positive, parecchie interviste, quindi siamo molto contenti della realizzazione e comunque del feedback che stiamo ricevendo per questo album. Benissimo, benissimo. Allora, diciamo che da un punto di vista musicale ci siamo inquadrati. Da un punto di vista lirico, che tematiche preferite affrontare oppure sono sviscerate nel disco? Sì, guarda, diciamo che le tematiche principalmente sono di stampo socio-politico, quindi
diciamo, da, come da buona tradizione grindcore, i testi sono comunque testi di denuncia, testi di denuncia sociale principalmente, anche se devo dire che per la prima volta in Chronicles of the Apocalypse ho affrontato anche tematiche un po' più intimistiche e più personali. Io tra l'altro, oltre a tutta la musica, scrivo anche tutti i testi nei The Generate, quindi devo dire che la parte lirica per noi è importante quanto la parte musicale. Tra l'altro anche nella nuova release che uscirà a maggio, che è uno split 7 pollici con gli Agatocles, che conterrà 4 pezzi, ci saranno sicuramente sempre delle tematiche di denuncia, delle tematiche comunque delle liriche di stampo socio-politico, però anche qui ci sarà spazio per un pezzo un po' più personale, più intimistico appunto. Benissimo, benissimo. Allora, invece, una domanda, invece, una curiosità mia, che ho apprezzato il gioco di parole. Com'è nato il nome Degenerate? Allora, guarda, Degenerate è nato dalla crasi praticamente di due parole inglesi che sono Degenerate and Hate. E quindi, diciamo, la parte del... praticamente la crasi appunto di queste due parole poi ha generato il nostro moniker. E anche se per la verità diciamo questo è stato lo step successivo, perché la parte, diciamo, l'ispirazione mi è stata data dal testo di Carcass Artwork, perché quando uscì Il Tempo e l'Artwork di Carcass, proprio il pezzo Artwork mi piaceva tantissimo e lo ascoltavo a ripetizione, e mi ricordo che c'era appunto una parola che era degenerate senza l'H. E quindi poi, ragionando e pensando, mi è venuto in mente di appunto mixare la parola degenerate con la parola hate, e quindi così è nato appunto il nostro nome, quindi degenerate. Allora, da invece l'heavy metal è un genere che comunque va suonato live. Da un punto di vista di esibizioni, come state messi? Nel senso, avete prossimi show, apparizioni recenti oppure nel prossimo futuro? Dicci un po'. Sì, guarda, allora abbiamo le date prossime, più prossime sono a maggio, suoneremo a Roma. Nello specifico suoneremo il 10 maggio al Jailbreak. Quindi anzi invito tutti i tuoi ascoltatori e tutti gli amici che sono all'ascolto e che magari, visto che comunque l'Umbria a Roma è vicina, di venirci a vedere e di berci una birra insieme. In più poi stiamo programmando per giugno, luglio e agosto delle date fuori dall'Italia. Faremo un tour headliner in Russia, un tour di 7 date, più delle apparizioni in Germania e in Svizzera. E poi per settembre stiamo lavorando anche ad altre date, però queste curate, diciamo, principalmente dalla nostra etichetta discografica, però diciamo da qui ad agosto saremo parecchio in giro, diciamo. Sono molto 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 contento e vedo che c'è un grosso fermento nell'est europeo, perché molte band nostre italiane hanno possibilità di esibirsi in paesi dell'est e anche di fronte a platee abbastanza vaste che qua veramente se le sognano. Com'è nato il gancio per il vostro tour in Russia? Ma guarda, fondamentalmente il gancio per il tour è nato dalle richieste che ci sono state fatte dall'agenzia di booking, nel senso Chronicles of the Apocalypse, non so se hai avuto modo di vedere, ma comunque è distribuito in maniera abbastanza massiva, perché oltre ai soliti canali digitali, quindi Spotify e iTunes, noi siamo distribuiti fisicamente sul territorio italiano tramite Andromeda, e quindi comunque diciamo puoi trovarlo nei negozi di dischi più importanti d'Italia. In più, per quanto riguarda l'estero, siamo distribuiti, parlo sempre appunto fisicamente, da MediaMarkt, che sarebbe praticamente MediaWorld, la catena MediaWorld, più varie distribuzioni di etichette indipendenti. Quindi diciamo c'è stata un'esposizione mediatica abbastanza forte per quanto riguarda il disco, e siamo stati contattati da diverse agenzie di booking dell'est Europa, dove comunque il disco sta andando molto bene,
e quindi niente, è stata valutata la cosa, ci è piaciuto poi molto il discorso di fare un tour da headliner in Russia, dove comunque c'è una forte crescita della scena grindcore, e quindi abbiamo colto l'occasione. Benissimo, benissimo, vi faccio veramente, veramente grossi auguri per questa grande, grande avventura. È un passo importante. Personalmente ti ringrazio molto. Tra l'altro volevo spendere anche una parola, ricollegandomi a quello che mi hai detto te, quando hai detto qua in Italia le nostre band ci sognano determinate platee. E questo purtroppo è un annoso problema che affligge il suolo italico, nel senso che comunque io dico sempre e consiglio sempre a tutti di andare ai concerti delle band underground o comunque delle band minori, perché è l'unico modo per supportare la scena. Finché comunque ci andrai ai concerti e ci saranno 20 persone, purtroppo noi non saremo mai al pari di altre nazioni che dal punto di vista metal sono molto più evolute di noi, e quindi questo credo che sia un importante da sottolineare. È una cosa che io in ogni intervista dico, perché ripeto, credo che sia fondamentale supportare comunque le nostre band, anche perché comunque abbiamo delle band di qualità eccelsa, e quindi proprio per questo vanno supportate, insomma, andandola a vedere live. Allora, dunque, prossima domanda, non meno importante, quella precedente. Dunque, i Degenerate sono presenti in rete, quindi se vuoi passare i tuoi contatti, i contatti della band, ai nostri ascoltatori, è anche importante dargli indizi per rintracciarvi. Certo, come no. Allora, sicuramente ci potete seguire sulla nostra pagina Facebook, quindi basta che cliccate Degenerate su Google e vi appare la nostra pagina Facebook come primo indirizzo. In più abbiamo ovviamente il nostro canale Twitter, che è Degenerate_Degenerate1, scritto 1, scritto a numeri. Tra l'altro volevo anche ringraziare tutti gli amici che negli ultimi mesi sono diventati i nostri follower su Twitter, perché abbiamo raggiunto l'invidiabile cifra di 10.500 follower su internet, e quindi questa cosa ci onora, e quindi non mi stancherò mai di ringraziare tutti coloro che puntualmente e giornalmente ci manifestano il loro affetto. Ottimo, dunque noi potremmo chiacchierare per ore, ma purtroppo l'intervista deve essere compressa in un tempo abbastanza limitato. Abbiamo le ultime due domande. Allora, una riguarda il vostro pezzo, perché io ho in scaletta Song of Eight, se tu la vai a introdurre ai nostri ascoltatori. Sì, sicuramente. Tra l'altro mi fa molto piacere che tu abbia scelto Song of Hate and Destruction come pezzo da passare, perché rappresenta un po' proprio l'essenza dei Degenerate, quindi quello che ti dicevo prima, comunque la matrice grindcore di base, quindi comunque tempi molto estremi, però proprio in Song of Hate and Destruction puoi trovare anche delle aperture melodiche, e quindi credo che tu non avresti potuto fare scelta migliore, scegliendo Song of Hate and Destruction come il nostro pezzo da passare su Metal Wave. Ti ringrazio. Poi adesso abbiamo l'ultima domanda, e questa è una domanda molto molto semplice, perché è il famoso minuto di gloria, di quello che ti senti, togliti un sassolino dalle scarpe, saluta la fidanzata, spazio libero. Ma guarda, vorrei sinceramente investire questo minuto che mi stai concedendo per ringraziare tutti gli amici in giro per il mondo che ci sostengono continuamente, e questo credo che sia veramente il carburante che poi manda avanti la band. Ovviamente ringrazio e saluto tutti gli altri ragazzi dei Degenerate, quindi Stuart, Renato, Marco ed Angelo, e in più vorrei fare un ringraziamento particolare a queste quattro etichette discografiche, che sono la Grindfin Records, che è un'etichetta inglese, la Here and Now Records, che è un'etichetta italiana, la Uterus Production, che è un'etichetta tedesca, e la Horror Pain, Glory and Death, che è un'etichetta statunitense.
Queste sono le quattro etichette che stamperanno, appunto, come avevo accennato precedentemente, il nostro 7 pollici con gli split, con gli Akatogles, che uscirà a maggio. E siccome loro hanno creduto subito in noi, colgo l'occasione per lo spazio che mi stai concedendo e per questo minuto che credo siano diventati due a questo momento, per ringraziarli e per ringraziarli per il supporto e per il lavoro che stanno facendo per l'uscita appunto di questo split. Benissimo, benissimo Gianluca, allora grazie per la chiacchierata, grazie per essere grazie stato te. Con noi. Noi grazie ci andiamo ad ascoltare Oplas, Song Await, e mi raccomando che chi non poga è un bastardo. Questo sempre, ovviamente. Ti ringrazio per il tempo e per lo spazio che mi hai dedicato. Ok, a presto. Grazie. Ci vediamo. Ciao ciao. Ciao, grazie. Ciao ciao ciao.